Ciao a tutti. Ciao. Nuovo podcast. Benvenuti a tutti. Non so di che numero di podcast. Non so che numero di podcast sia, ma abbiamo deciso di buttarci così, facciamo questa follia. Esatto. Parlare per una volta di qualcosa di attualità, di estrema attualità. Un podcast che credo pubblicherò abbastanza presto. Credo intorno alla seconda settimana di novembre e già sarà in ritardo. Perché nel frattempo avrete già visto sicuramente almeno un episodio della serie mensile che voglio dedicare allo Zelda Month. Comunque, il video che già vedete vi avrà già fatto capire di cosa parliamo oggi. PlayStation Classic. Esattamente, è un argomento anche che ci tocca molto da vicino, dato che in diversi anni della nostra vita comunque siamo stati accompagnati da questa console che credo entrambi adoriamo e di cui abbiamo tantissimi bellissimi ricordi. Sì, in realtà a me il fenomeno delle console mini, nonostante io adori Nintendo, dal video del canale si sarà capito ormai, non mi ha mai toccato da più di tanto. Cioè è uscito Nintendo Mini, Super Nintendo Mini, li ho lasciati tranquillamente sullo scaffale perché la possibilità di avere gli stessi giochi sul 3DS, sulla Switch, sulla Wii U me li rendeva molto poco appetibili. In realtà anche PlayStation Classic non mi ispira tantissimo, perché io ho ancora la mia PlayStation 1, la PlayStation 2 e 3 funzionanti. Assolutamente. E i miei giochi della PlayStation 1 li posso giocare con quelle console lì. Inoltre abbiamo un piccolo quid da toccare per quel che riguarda la scelta dei titoli annunciati. Sì, allora, anch'io sinceramente non sono un grande fan di questa nuova moda, chiamiamola così. Sono viste diverse console in versione mini, non ne capisco il senso, però a livello di marketing, a livello di vendite, lo capisco benissimo, nel senso, riproponi una roba già uscita, fai leva su la nostalgia di chi vi ha giocato, l'interesse magari di quelli più giovani che le conoscono giusto per fama, a prezzi più o meno abbordabili, e quindi sicuramente vendranno molto, quello ne sono più che sicuro. Personalmente, secondo me più che altro il collezionismo, almeno con le console Nintendo molto spesso è stato quello l'aggancio che ha fatto vendere queste console. All'inizio, quando Nintendo ne ha distribuite poche, tutti gli scammer a comprarle e a rivenderle a 300 euro. Chiaro. Subito. Questa subirà secondo me un destino leggermente diverso proprio per le scelte secondo me discutibili di alcuni titoli, ma più che altro perché la gente si è abituata a questa cosa. Sì. Non c'è più la novità, la sensazionalità. Esatto. No, personalmente anch'io ho la mia Play 1, 2, 3 a casa con tutti i giochi, quindi non ho assolutamente necessità, né mai sicuramente comprerò una cosa del genere, piuttosto recupererei una console dell'epoca, per dire. Che è più difficile. Ok, però puoi giocare quello che vuoi. Sni, io quanti giochi ho americani? No, nel senso, no, certo, rispetto a una qui console qui sono solo 20 giochi e non ne puoi mettere altri. Esatto. Sicuramente qualche hacker troverà il modo di... Se lasciano qualche porta USB aperta, troveranno il modo di... Prima o poi. Fare come hanno fatto con le console Nintendo. Però, così com'è, ha anche un altro difetto. Come state vedendo dalle immagini, guarda il controller. Non ha il DualShock. Perché sono i controller originali della PlayStation 1. Esatto. Il problema, questo potrebbe essere uno dei motivi per cui hanno fatto determinate scelte di catalogo. Certo. C'è da dire però che prima dell'avvento del famoso Ape Escape, che io ho odiato. Sì, io idem, però lo ricordo come un punto di svolta, tra virgolette. Perché obbligava a usare il DualShock. Esatto. Ed è stato geniale in quello, per carità. Però, prima di allora c'erano stati tanti giochi giocabilissimi senza, migliori di quelli che ci stanno proponendo adesso. Sì, sì. Diciamo che sono alcune scelte buone e discrete, altre più discutibili. Fra 20 titoli, come loro comunque indicano, noi ne avremmo messi probabilmente altri. Ma soprattutto 20 a me sembra un numero molto esiguo. Però rispecchia, cioè, su Nintendo Mi Classic ce ne sono 20, su SNES 20.
sempre 20. Sì, forse allora dipende anche dalla console, perché giustamente non tutte le console hanno avuto un tra virgolette parco giochi. Stiamo parlando di console della Madonna, NES, SNES e PlayStation 1 hanno un parco giochi della incredibile. Ne avrebbero avuti molti altri da poter mettere. Capisco la necessità di rimanere legati a un titolo per franchise, perché sennò ti dico già, certo, 3, Fantasy 4, 7, 8, 9, esatto, Gran Turismo 1, 2, i tre Wipeout, cioè è già era finito, esatto. Hanno fatto delle scelte un po' così così, vediamo in breve. Sì, c'è un Battle Arena Toshinden che io ricordo ancora quel famoso 105% su K Game Power, non mi ricordo veramente, tempi. Wow. Il primo picchiaduro con i poligononi. Sì. Che però, ragazzi, no. Vabbè. Cioè, già allora era brutto. Era bruttissimo. Sì, io... L'impatto grafico di sta roba, è vero, muoveva tanti poligoni, ma... Esagerato, tutto, tutto, tutto. Era... Voi pensate che adesso tutti i 10 su 10 che sta andando a Red Dead Redemption 2 siano esagerati? C'è sempre stata sta roba. Esatto. È un picchiaduro tutto sommato simpatico, io ho giocato alla terza versione su Saturn addirittura. Io ne ho uno per la Play 1, forse il 2, il 3, non ricordo, discreto, totalmente mediocre, dimenticabile. Niente di che, sinceramente. Insieme come ai vari Bloody Roar, piuttosto che altri Bloody giochi. Bloody Roar, gioco che io adoro e reputo infinitamente superiore a Battle Non Arena. Ci ho giocato, però... Sono gusti. Però sono... è quella categoria di picchiaduro lì. Picchiaduro? Non sono i pesi serie massimi. B. Esatto. Che possono piacere, molto simpatici, certo, certo. Che hanno avuto poi una loro line-up, un loro seguito certo. Nel corso degli anni, che sono un po' nell'ombra, nel senso... Ma non sono Tekken. No, beh. Che infatti troviamo anche qui Tekken 3, scelta azzeccata, cioè Tekken 3 per forza. Sì, nel senso, sono usciti comunque l'1, il 2, il 3 su Play 1. È quello che non capisco, perché Toshinden, che è uno dei primi, e Tekken 3, che è stato forse l'ultimo picchiaduro importante su PlayStation 1? Allora, perché probabilmente Toshinden è stato... Non lo so, mi correggerà qualcuno, a livello di anni tutto, il primo o uno dei primi che ha magari proposto il discorso del 3D poligononi. Eh sì. E quindi rappresenta il suo valore storico, diciamo, a livello videoludico. Tekken 3 rappresenta il valore storico della raffinatezza del terzo capitolo rispetto agli inizi, come si è evoluto, che era comunque avantissimo rispetto sì. No, ho capito cosa vuoi dire. All'inizio. E io lo ricordo comunque ancora tutt'oggi come un bellissimo picchiaduro, ovvio che... Tekken 3. Tekken 3 certo, sì, era figo. Ovvio che poi sono cambiati i tempi tutto, però ci ho giocato veramente ore su ore, anche in sala giochi a volte quando ero via. Chiaro. Cioè, ho bellissimi ricordi, un gioco stupendo. Sinceramente. Allora, a me Tekken 3 oggi non piace più. Non mi piace Tekken. Ok, devo dire nemmeno che... me, quello è un altro discorso. Sinceramente però. Mi faceva schifissimo Tekken all'inizio. Ah, ok. Quando è uscito il 3 mi ha convinto, perché io avevamo anche il Saturn, io giocavo a Virtua Fighter 2 che trovavo infinitamente migliore rispetto a Tekken 2. E sono d'accordo, cioè Tekken 3 aveva raggiunto quella maturità a livello di gameplay e anche grafica, perché ragazzi sì, io adoravo Virtua Fighter, ma la grafica era brutta per l'epoca. Tekken 3 era una graficona, mi ricordo, sì, bella, molto bella, molto molto bella. Quindi Tekken 3 cinematografico approvatissimo. Tekken 3 è sicuramente un best of nella best of della PlayStation, ci sarebbe rientrato sicuramente anche nella nostra. Sì, sì. Poi cosa abbiamo? Un Cool Borders 2. Okay. Che lascia un po' il tempo che trova. Io me lo ricordo, mi ricordo che è esistito una roba tipo di snowboard, come esistevano altri 1000-2000 giochi simili del genere. Sì. Qualcuno ci correggerà magari, che è esperto, che gli piace, che l'ha provato, mi ricordo. Ma io credo che ce l'avessimo anche questo, forse il 3. Ci sta a mettere anche, sai, nella lista, valere un po' della roba sportiva. Però... sempre metti a livello di pro, metti qualcosa di un po' più forse. Forse perché stiamo parlando di esclusive, forse Cool Borders era esclusiva. Non ne ho idea. Perché io quando ho visto Cool Borders ho detto: ma perché Cool Borders e non Tony Hawk 2? Ah, che per da tantissime è ritenuto un capolavoro. Sì. Forse perché c'era anche su. Oddio. Dreamcast? Potrebbe essere, non so. Non mi ricordo. Però non era esclusiva di sì. Cool Borders è comunque un gioco carino, è divertente. Ok. Senza lode, però. Destruction Derby credo sia il primo. Sembrerebbe sì, il primo Destruction Derby. Ok, insomma, mai, appena che cosa sia. Mai capito il fascino di Destruction Derby. Era una specie, cioè, non un Burnout ante litteram. Ok. Perché il Burnout è ambientato per strada. Che erano proprio delle arene, dovevi spaccare tutto. Ok, allora me lo ricordo.
So che aveva avuto anche parecchio successo all'epoca, se non sbaglio, perché la gente ci giocava, infatti, ne parlava. Almeno due. Sì, ricordo che ha avuto discreto successo, piaceva, era anche abbastanza violento, sanguinoso, non vorrei dire una cavolata. Io non l'ho mai giocato, non l'ho mai provato, quindi non saprei dire granché. Magari hanno voluto mettere una cosa un minimo diversa che può aver segnato all'epoca, però ecco, non mi sembra questo gioco imprescindibile, almeno a livello personale. Chiaro, no, neanche secondo me. Anche lì, secondo me, se devi metterlo proprio, mettici due. Sì, che no. Sicuramente era un passo avanti, certo. Rimaniamo sulle quattro ruote. Ok. Così esauriamo il filone. Twisted Metal. Ok. Bello. Twisted Metal. Me lo ricordo vagamente. L'avevo provato, forse. Sì. Sì, ci sta, nel senso... Oh mio Dio, non è magari un gioco che dici, cavoli, sì, mi ricordo la PlayStation 1 perché c'era quel gioco lì. Io mi ricordo in realtà il pubblicitario era molto imponente sulle riviste. Ah, ok. Quindi c'era il pagliaccio. Mi ricordo un pagliaccio, ma era molto sanguinoso, che inseguivi, sì, schiacciavi. No, era cattivissimo. Era inseguimento in auto con dove ci scappava il morto. Molto sopra le righe, secondo me molto divertente e all'epoca mi piaceva molto di più Twisted Metal rispetto a Carmageddon. Ah, anche me lo ricordo, sì. Carmageddon proprio l'ho trovato sempre di cattivo gusto. Ok. Proprio per il suo spirito di voler essere contro. Ok. Voler essere super, diciamo, super stravagante. Dice, investi la gente. Sì, anche Carmageddon me lo ricordo all'epoca, quei giochi che facevano scalpore, vietati ai minori di X, sì, anni. Che poi in quegli anni, chi c'era se lo ricorderà, c'era molto sta cosa, l'età del vietato ai minori, i genitori che in Inghilterra e in America si mobilitavano per protestare perché compravano il Resident Evil di turno violento e il bambino poi impazziva, poi aveva paura. Insomma, tutte queste storie qua, un po' figlie di quell'epoca, e certi giochi tipo questi ci marciavano, sinceramente, anche sulla pubblicità. Ah, il gioco violento, vedi il sangue, ma la gente... ci marciavano molto. E perché oggi no? Sì, però all'epoca c'era una sensibilità diversa. Oggi siamo molto più assuefatti, anche grazie al TG, alle notizie, al sangue, alla morte, alle uccisioni, cioè a questo genere di cose un po' gore, un po' splatter. Ma all'epoca, per un ragazzino, io mi ricordo, erano scene molto più forti rispetto a quello che possono essere per un ragazzino di oggi. Era un mondo diverso, sì. Secondo me. E invece sempre quattro ruote, Ridge Racer 4. Sì. Che secondo me ci sta. Sì, confesso di aver giocato poco e niente, non sono mai stato appassionato di giochi di corse. So che è storico, sì, anche questo di una serie che poi un po' credo si sia persa, dopo la Play 2 sia un po' scomparsa. No. È andato avanti? Aspetta, questo era Ridge Racer 4. Credo dopo la Play 2. Che non era Rage Racer. Non saprei. No, era Ridge Racer 4. Bello comunque, ci ho giocato parecchio con mio fratello, okay, e ci piaceva parecchio. Credo fosse una versione molto arcade. Beh, Ridge Racer Ridge Racer è sempre stato molto arcade. Esatto. È un gioco totalmente arcade e non ha mai avuto... Bell'Italia, no, assolutamente, okay, no. Infatti me lo ricordavo così, mi ricordavo che c'erano delle pubblicità all'epoca con una modella giapponese famosa. È vero. Di cui non ricordo assolutamente il nome, vero, che aveva la sua, credo, controparte virtuale, che avevano creato sulle sue fattezze, sì, con questo vestito bianco arancione, mi sembra, una ragazza molto bella, alta, giapponese, magra, con i capelli scuri a caschetto. Bella coi capelli, punto. sto caschettino moro, però è una cosa, ecco, no, è vero, di quell'anni lì. Sì. Ma Reiko batte la pesca, magari. Però Ridge Racer 4 è abbastanza indicativo, sì, della qualità dell'epoca, sì, di quella console. Poi hanno messo dentro anche qualche puzzle game, sì, che non mi sento di condannare del tutto, ma in realtà, allora, vediamo. Kurushi, sì. Ci hanno giocato? Sì, ho giocato, guarda, mi sembra fosse una demo. E l'ho provata, sì, all'epoca, quando andavamo nei negozi, che c'erano queste postazioni molto belle dove si poteva giocare e provare. Non ci avevo capito granché, ero abbastanza piccolino all'epoca, provavo, smanettavo, c'avevo anche a casa, mi sembra, una demo.
Mi sembrava carino e interessante, però lo trovavo molto difficile, molto noioso. Alla fine era un omino stilizzato, dei cubi ti schiacciavano. Cioè, diciamo che per un bambino o un ragazzo molto 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 giovane, magari non avevano lo stesso appeal di altri giochi, mettiamola così. A me piaceva parecchio. Beh, ma tu eri anche molto più grande. Ero molto più vecchio. Beh, no, io sì, all'epoca Play 1 avevo tipo 10 anni, 11. Edo. Ti butto fuori su. Comunque sì. Che... sì. Però era interessante, molto curioso. Con questi cubi che ti venivano addosso. Che ti schiacciavano, mi ricordo. Figo, dovevi distruggerli in qualche modo, sdoggiarli. E devo dire che nonostante non fosse un gioco di quelli... Certo. Diciamo più fighi, era emblematico tanto... Non della qualità dei giochi PlayStation, ma del modo diverso di fare videogiochi. E ora dici più maturo di tante altre cose. Sì, esatto. Ok. Con questo look molto minimal austero, chic, esatto, minimalista. Sì, poi vabbè, c'è un Mr. Driller che io in realtà ti confesso di non sapere niente. Io non l'ho mai sentito, francamente. Dalle immagini sembra un platform puzzle game. Sì, magari classici dove anche free to play che devi scavare fino in fondo alla terra. Non so le meccaniche come siano. Colorato, così mi ricorda un pochino un gioco del Game Boy Advance mai uscito in Europa, se non sbaglio, con il Rumble Pack. Tra l'altro dei stessi dei Pokémon che si chiamano Game Freak. Molto carino. Oh. Non credo che siano collegati. Però non posso indicarlo perché non ho giocato. E poi c'è uno dei miei puzzle game in assoluto preferiti di sempre. Questo hanno fatto benissimo e non era esclusivo perché ce l'avevamo anche su Saturn. Ricordo. L'hanno ripubblicato un sacco di volte. Sì. Ed è Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ce l'avevo anch'io. Ed è, ragazzi, secondo me meglio di Tetris. Lo dico. Alla Madonna. No, ragazzi, io e i miei amici ci giocavamo, io e mio fratello, mio amico, ci abbiamo giocato tantissimo. I pomeriggi interi. Minchia, che voglia. Versione giapponese, su Saturn giapponese, pagato un botto, ma tutti spesi benissimo. Quello è Saturn, è Saturn Bomberman. Altro party game della Madonna. Però Puzzle Fighter, veramente ragazzi, se non lo conoscete, giocateci, è un arcade... tra virgolette, facciamo finta che rientra nel sottogenere che può essere puzzle bobble, ma neanche, perché è sempre uno okay. contro l'altro, sì. Non c'è mai una modalità, cioè c'è single player, ma il vostro personaggio di Street Fighter, appunto della lore di Capcom, che scegliete, combatte sempre contro qualcun altro. Da qui hanno tratto Super Gem Fighters, che è il picchiaduro, quindi super deformer, ok, spassolissimo anche quello, ma non è un vero Street Fighter. Puzzle Fighter approvato tantissimo, mi ha stupito vederlo in una compilation dei best of di Sony, perché sì, non era solo di Sony, non sapevo che fosse così visto. Ma sì, io l'ho sempre vista come una cosa, tra che te, un po' minore, un po' di nicchia, cioè io ce l'avevo, ci ho giocato, mi piaceva, ma mio Dio, niente da strapparsi i capelli, mi divertiva, io tutto lì. Io ero stradrogato di quel gioco. Mi fa piacere vederlo, ma non capisco la scelta. Cioè, non era un gioco che diceva la PlayStation famosa per Super Puzzle Fighter. Anzi, esatto. Invece l'altro gioco che potrei catalogare come puzzle, però in realtà era più di quello, è Ace Odyssey. Ok. Puzzle game, sì. Incrocio tra puzzle e platform. Rifatto in epoche più o meno recenti. È bellissimo. Ape's Odyssey è una figata allucinante. Ci hai mai giocato tu? Allora, io l'ho visto e l'ho provato in una demo tipo all'epoca. Mi interessava, mi intrippava, perché aveva questa grafica uber realistica. Nel senso che non so che tipo di grafica fosse per l'epoca. Magari pixel art avanzatissimo. Ok, perché mi sembrava una roba molto fotografica. In realtà digitalizzata. Esatto, sembrava comunque realistica, con questi alieni un po' schifosi, ma anche molto realistici. E poi che so belli. Che c'era dietro tutto un discorso di sottotrame, ambiente, inquinamento, sfruttamento degli schiavi. Sì, diciamo che cercava di dare un messaggio un po' importante, perché praticamente la razza di Abe scopriva
che lavoravano in fabbrica per l'altra razza aliena, ma venivano usati come cibo. Beh, è un classico sì, di molti film distopici. A parte il disgusto, ma era presentato con un savoir-faire così elegante, così divertente, anche irriverente, perché sì. Praticamente devi chiamare in ogni livello tutti i tuoi omini, okay, e portarli all'uscita. Una specie di lemmings. Tipo lemmings, di... sì, però tu ti muovevi... Ma me lo ricordo, sì, ti muovevi come fosse un flashback o un Another World o Prince, okay, of Persia dei tempi. E per attirare l'attenzione potevi fare le scoregge. Ah, facevi i versetti, mi sembra, versetti, delle robe. Le scoregge, cioè, sì. E poi facevi la puzzetta e ridevano. Era molto divertente, nonostante comunque il messaggio, la storia fosse abbastanza pesante. Comunque si parlava di alieni che vengono mangiati. Sì. A me spiace non averlo giocato all'epoca, perché figlio di quell'epoca, quindi sì, secondo me ero molto contestualizzato. Mi ispirava, ero molto piccolo per capirlo, mm-hmm, per seguirlo, anche a livello di meccaniche. Ci ho provato, mi scherzavo. Aveva dei comandi un po' complicati, riuscivo, per un bambino, esatto, sì. Però sì, scelta azzeccatissima, capisco il sì, perché, e lo appoggio sinceramente. Assolutamente sì. Anche il secondo è Exodus, era molto bello. Sì, ricordo che hanno fatto un seguito, era un po' più giocabile. Uno dei due vale, cioè ci stava benissimo comunque. Poi, a proposito di irreverenza, mm-hmm, il primo GTA. Ok, ma allora io il primo non l'ho mai giocato, l'ho visto un paio di volte, però secondo me è molto importante come punto di partenza per tutto quello che è venuto, sì, dopo. Sì. Non ci fosse stato lui, non ci sarebbe stato, per dire, GTA 3, che secondo me è un altro punto importantissimo, sì, di storia videoludica, e non ci sarebbe stato tipo il 50% delle robe del genere o il 90% di quelle che si vedono oggi. I vari driver ai tempi, GTA, esatto, 9, piuttosto che... Come si chiama quella ambientata a Londra? The Getaway. Tutte cose molto interessanti che mi ricordo con piacere sono nate da lì. Certo. Idea molto violenta, molto riverente per l'epoca, anche se stilizzata, sì, ovviamente dall'alto con le, sì, macchinine. Sì. E secondo me è un gioco storico. Cioè non poteva non mancare in una compilation della PlayStation. Ha fatto la storia, che piacciono. Non me ne frega niente, ma sì. Così come non me ne frega niente e non capisco perché l'abbiano messo Jumping Flash. Che cosa? Jumping Flash era un platform, sì, in prima persona. Mamma che sbocco. Un po' sì. Cioè, detto così. Praticamente tu eri questo coniglietto robot. Sì. O il pilota del coniglietto robot. Sì. Che doveva muoversi tra piattaforme sospese per aria. Sì. Cioè non aveva quasi nessun senso logico. Okay. Era proprio for the sake of it. Esatto. Non era brutto, l'avevo giocato un po'. Però Best of, non lo sappiamo, so, nemmeno cosa sia fra un po'. No, no, era famoso, era uscito anche il 2. Ah, ok. Proprio uno dei primi, dei primi giochi della PlayStation. Per far vedere che era cosa sapeva fare. Esatto, okay. Però non lo so, l'ho trovato. Avendo solo 20 slot a disposizione non l'avrei messo. Guarda, ti appoggio in pieno. Poi sempre platform, sempre robe carine pucciose, Rayman. Bello. Non ci ho mai giocato. Io ce l'ho ancora. Difficilissimo, non ho mai finito. Sono trovati pochi livelli, ma mi massacravano impunemente. Ok, che ero piccolino, ma mi ricordo una curva di difficoltà terrificante. Ok. E, lo odiavo, nel senso che lo provavo, era difficilissimo, poi lo lasciavo lì, poi mi incazzavo, poi lo riprovavo, però mi attirava, mi interessava. Ricordo una qualità anche a livello di le animazioni, i colori, i mondi, cioè lo quello ricordo fatto stato bene. Ti dico, io l'approccio col uomo melanzana di Ubisoft l'ho avuto in tempi recentissimi, perché ho giocato solo Legends e Origins. Mm-hmm. Prima mi è sempre stato un po' sulle balle. Sì. Sarà che allora la grafica, nonostante apprezzassi tantissimo il fatto che non tutti si buttassero sul 3D, sì, e loro hanno detto no, 2D. Sappiamo fare level design, così facciamo, esatto, 2D. Ho apprezzato tantissimo, infatti credo che Rayman 3D fosse uscito su PlayStation verso la fine. Non saprei, possibile. Non mi ricordo. Però quel look un po' posticcio, aveva la grafica un po' da Amiga, sì, il termine. Sì, ho capito, si cartunosa, appiccicata sopra. Sì. A me dava fastidio. Sì, ho capito. Per cui non so, non è un gioco che mi viene in mente se dico i migliori della PlayStation. Sì, allora il primo è probabilmente uno degli ultimi, se non l'ultimo Rayman a cui ho giocato e giocherò. Non è un franchise che mi interessa particolarmente, lo rispetto per la storia e tutto.
Forse non fra i migliori 20 la PlayStation, o fra i primi 20, sì, penso di no. Però riconosco che avesse la sua importanza e fosse un gioco che aveva sicuramente i suoi stimatori, quello sì. Quello sì, sicuro. Poi, vediamo cosa. Hanno roba inserito... militare? Va bene. Siphon Filter, Rainbow Six e Metal Gear Solid. Pam, così. Pam, tripletta proprio. Allora, ammetto l'ignoranza per quel che riguarda Siphon Filter e Rainbow Six. Cioè, okay. Rainbow Six so che cos'è. So che è una serie famosa perché continua a fare anche adesso Ubisoft. Sì. Tra l'altro, un altro gioco Ubisoft. Sì. Interessante. basato sui romanzi omonimi di Tom Clancy. Sì. Non ho idea di quanto siano legati veramente a quei romanzi, se segua una trama, cose simili. Vista l'ambientazione, mi è sempre lasciato molto freddino. Ok. Non mi ha mai fatto impazzire, non mi sono mai interessato. Sì, io ho giochicchiato delle demo all'epoca, mi ricordo, c'erano delle missioni, era abbastanza scenografico, poi la buttavano sul realismo, dovevi salvare degli ostaggi, sparare, comunque una specie di roba un po' violenta, come poteva essere un Medal of Honor di guerra all'epoca. Non mi interessava particolarmente, poi comandavi anche i tuoi compagni, sì, li mandavi sì, in sì. giro, insomma, era una cosa molto strategicosa che vedevo più stile... gioco adulto, a un me po' per sembra PC, esattamente più un gioco da PC che per console, un po' da non gestionale, sì, però insomma da mandare le truppe a fare le cose, tu sparavi, non sicuramente il gioco che può piacere a un bambino sulla PlayStation. Sì. Peccato, perché comunque è una saga che ha la sua dignità, la sua storia. Sì, sì, sicuramente. Metal Gear Solid non so se neanche c'è bisogno di parlarne, perché anzi stiamo registrando in questo mese, sì, stiamo registrando il 1 novembre, questo mese sono i 20 anni dall'uscita di Metal Gear Solid su PlayStation. Sì, vi rimandiamo, direi, abbiamo intenzione di fare perché... un podcast apposito, un episodio il prossimo a questo punto, sì, perché c'è troppo da dire di Metal Gear Solid. Saprete già, se seguite un po' i nostri discorsi, se ne abbiamo parlato, che io non sono un grandissimo fan di Kojima dal 2 in poi. Ok, a me piace molto, però vabbè, è anche un'altra cosa. Ma Metal Gear Solid 1 su PlayStation 1, ragazzi, vabbè, ha cambiato il modo di fare videogiochi, in parte, insieme a un altro titolo di cui vi parlerò probabilmente tra uno di questi sabati. Uscito in contemporanea, stesso mese, stesso anno. Allora un'idea di quale potrebbe anno essere. Della Madonna, ragazzi. Allora, forse un'idea. Vabbè, Metal Gear Solid per forza. Se fai un best of della PlayStation, non ci metti, no, Metal Gear, non hai capito quello niente. Quello era proprio scontato, cioè sì, era sì, ovvio. Decisamente. Se non forse uno dei migliori top 5 o il secondo me forse il miglior gioco per Play 1, sì. Cioè, veramente livelli altissimi. Sì, dopo vi diciamo cosa avremmo messo noi, ma Metal Gear Solid 1 credo sia il gioco più bello della PlayStation. Sì, se non il primo, il secondo, se non il secondo e il terzo, però diciamo che siamo lì. Sì. Cioè, sì. Non ci si e può inchinare. Poi Siphon Filter, okay, la copia sfigata. Io ho sempre visto una... la copia sfigata. Ma allora, io me lo ricordo. Non l'ho giocato, Io ho giocato del demo, l'ho provato un po'. Mi intrippava, nel senso che era comunque un po' più pionistico, diciamo, più infiltrazione. Però, non lo so. Ne hanno fatti diversi di giochi, almeno due o tre, se non sbaglio, di Siphon Filter. A partire dalla Play 1, so sì, che aveva comunque sì, il suo seguito, però l'ho sempre vista come una serie minore, diciamo. Io questo... una specie di Metal Gear Wannabe, anche se non è vero. Io Siphon Filter e qual era l'altro? Quello del treno? No, no. Ce n'era un altro gioco simile? Sì, di Ubisoft. Non era Rainbow Six? Ghost Recon? Non ricordo. Cioè, ce n'erano diversi. Li ho sempre visti come sì, vorrei essere Metal Gear, ma non ce la faccio. Sì, che poi non è vero, perché facevano sì, tutt'altro. Assolutamente, poi. Assolutamente. Poi Metal Gear ha i suoi difetti, cioè i dialoghi interminabili via codec, meno male che gli altri non ce l'hanno. Ne parleremo. Però li ho sempre visti un po' come... Io conosco alcune persone che adorano Siphon Filter come gioco e come saga. Mm-hmm. Quindi se qualcuno che ci ascolta vuole scrivere o vuole esprimere il suo parere, volentierissimo. Ah sì, io non l'ho giocato, quindi... perché non lo conosciamo per niente, quindi diteci pure. Sì, sì. E vabbè, se rimaniamo in campo avventure, è un altro gioco che assolutamente avremmo messo anche noi a mani basse, Resident Evil.
sì. Director's Cut. Ragazzi, è vero, nel frattempo hanno fatto Rebirth, che è quello su PlayStation sì. 3, cioè su GameCube prima, poi su PlayStation okay. 3, 4, quello che è. È chiaro che Rebirth è molto più bello e è, diciamo, perfezionato non solo graficamente, anche a livello di gameplay e delle cose in più. Ragazzi, Resident Evil 1 ha un fascino, per quanto abbia tipo le cazze in più brutte in assoluto della PlayStation con quegli attori. Ma mi piacevano un sacco, divertivano un sacco. Sì, ma non riuscivo a prenderlo sul serio. I dialoghi terribili. Ma Resident Evil, gli zombie, le piantine, la mappa della casa, scendere giù nella casetta del giardiniere e trovare la pianta gigante, il laboratorio sotto la casa, spoileroni così, pam pam pam. Tanto l'avete giocato tutti, spero. Se non l'avete giocato, stoppate sto video da giocare a Resident Evil. Ed è stato il riportare in auge un genere, reinventare un genere che aveva avuto solo in Alone in the Dark e pochi altri giochi il suo cuore. Sì, c'è da dire che è sicuramente un gioco storico, perché ha creato, innovato e rinnovato un genere praticamente morto quasi all'epoca, sì. E ha dato via un filone pressoché infinito di giochi simili e anche non simili, come uno che magari diremo a breve, sempre horror, però come stile, cioè qualunque Dino Crisis, qualunque Parasite Eve, qualunque sì, sì. altra cosa a tema Kudelka, qualunque cosa con fondali 3D. Parasite Eve, hai detto adesso? Sì. No. Pensavo ad altro. No, qualunque gioco comunque che avesse delle tematiche un po' orrorose. Ah, premetto, io all'epoca non ho mai giocato. Okay. Credo di avere una copia a casa. Sì. Ho provato delle demo in quei mitici negozi all'epoca, mm-hmm. quando ero piccolino. Però c'era un gioco tipo vietiatissimo, sangue, zombie, quindi figurati giustamente i miei genitori. Poi all'epoca c'era un po' questa caccia alle streghe che mi ricordo si è riproposta poi anche con Resident Evil 2. Boh. C'è stato molto clamore all'epoca, mi ricordo. Ecco, Resident Evil 2 è più bello dell'1, obiettivamente. Tra l'altro sta per uscire anche il remake di quello, sì. Bomba. Resident Evil 2 è più bello, ma... Non ha quel... La casa di Resident Evil. No, quella... Basta quello per la Villa Spencer, è una cosa... È uno dei famosi luoghi che solo i videogiocatori possono sì. ricordare con affetto. Io ho provato... Affetto, minchia. Esatto. Ho provato veramente poco e niente l'originale, anche se forse dovrei avercelo a casa. Ho giocato con te, fra l'altro, sì. il remake per la Play 3, ed è bellissimo. È meraviglioso. Riesco a capire sicuramente il valore storico che ha questo gioco, che aveva all'epoca. Sì. Ovviamente giocato oggi deve essere preso in un altro modo. Bellissimo. Tra l'altro le mie senza analogici... Vero. Senza analogici, ma perché la giocabilità dei tempi non ti permetteva neanche la libertà che ti permette il destra e sinistra, che era il giro sul posto, e va benone, terrificante. C'erano due scuole di pensiero, c'era Metal Gear Solid che faceva una cosa e Resident Evil un'altra. Comunque. Sì. Beh, era anche un po' America versus Giappone, sì, sparare in movimento, sì. non no, sparare in America, tutto Giappone. Ok, però nel senso molto più sceno, no. più di atmosfera e più actionoso, mettiamola essere, così. Sì. Però beh, è un gioco storico che era legato al fatto che i fondali di Resident Evil erano fissi, certo. Tu devi navigare in delle ambientazioni fisse pre-renderizzate. Esatto. È un gioco storico. Ha fatto la storia del videogioco, non poteva non mancare. No. E gli ultimi tre titoli sono JRPG. Bene, il genere che praticamente chiudiamo. Io adoro, da piccolo giocavo solo a quelli, quindi allora dai, iniziamo. La scelta più strana, sì. Persona. Strana. Ah, c'è da dire che dobbiamo capire se anche nella versione PAL verrà mantenuto questo titolo, perché non è mai uscito nel PAL. A me sembra stranissimo, infatti. Sì. E non è neanche quel titolone... No. Non se l'è cagato nessuno ai tempi, parliamoci chiaro. Nel senso, io adoro la serie Persona, anch'io. Adoriamoci Mega Man 6, cioè certo. un video su due, un Let's Play su due e su quello. Certo. Però per l'epoca era una cosa uber di nicchia, uber embrionale, perché era proprio era assolutamente una cosa ingiocabile, nata forse per caso, era un esperimento secondo me. No, quello no. Dici? No, sapevano cosa stavano facendo. E io l'ho giocato l'anno scorso, okay. In versione PSP su PlayStation Vita, ok. Non quindi già sistemato rispetto al leggermente finale. Sì, soprattutto okay. dalla traduzione, adattamenti, quelle cose lì, ok, sì, ricordo.
È un gioco che è invecchiato malino, ma perché soffriva di un sacco di difetti di caricamenti dei CD e cose simili. Ok. Quindi era lento. È assolutamente super giapponese come JRPG. Cioè, certo. È proprio. È quasi ai livelli di Dragon Quest come giapponesità. Sì, certo. La scelta potrebbe però arrivarsi azzeccata, perché oggi tutti conoscono Persona 5, dicono 5, che figata. 4. Nessuno andiamo sa a vedere che, le origini. Nessuno sa Revelations, Persona che dir si voglia, da dove nasce. Rimarranno delusissimi. Beh, dovranno capire che era comunque un altro mondo, un'altra epoca. Ma era il Persona prima di Persona 3. La serie si è evoluta tantissimo. Questo è certo. Molto più simile a uno Shin Megami Tensei. Certo. A me ricorda molto, molto di più un Devil Summoner, okay. Quello mai tradotto, che non un Persona moderno. Sì, perché comunque il 3, il 4 e il 5 hanno preso una direzione quando l'1 e il 2 erano ancora attaccati a vecchie logiche. Sì, esatto. Stranissimo. Si andrà a vedere, sarebbe carino se ci fosse veramente anche in Italia, in Europa. Si gioco. Vedrà. Secondo me sì, perché dalle pubblicità, dal video che vi stiamo condividendo, si parla di prezzo anche in euro. Sì. È un'uscita anche abbastanza e la data 3/12/2018, quindi è il formato europeo di numerazione di datazione, esatto, giapponese. Esatto. Altra scelta che io personalmente non capisco. Ok. Nemmeno io sinceramente, però Wild Arms. Allora, l'abbiamo giocato entrambi. Adoro. A me non ha fatto impazzire. Mio fratello lo adorava. Tra i migliori eventi della PlayStation? No, nel senso, ma non nemmeno per sbaglio. Io ho una storia. No, sono sincero, io lo adoro. Sì. Però c'è cioè, una storia travagliatissima. Mi ricordo che avevo visto una recensione su una di quelle riviste dell'epoca. Soltanto che qua a Milano era introvabile, quindi avevo chiamato. Non c'è. Era uscito? Era uscito, certo, io ce l'ho. L'ho chiamato perché ho trovato le pubblicità su una rivista di un negozio di Torino, praticamente, che avevano i preziari, no, con i giochi i vari prezzi, quelle cose vecchissime, terribili. Sì, ricordo. E quindi ho chiamato per sapere se avevano una copia e me l'hanno fatta arrivare fin qui. Insomma, un'epopea incredibile, e ci ho giocato con quel sapore del devo arrivare, certo. Mi guardo le immagini, proprio quella cosa, ragazzi, che è nato nell'epoca. Oggi non lo potreste dopo capire. Internet, fidatevi, non sapete capire. Nemmeno che cosa sia. E quindi ho avuto molto quel sapore dell'attesa. Sì. L'ho giocato molto, devo dire. Avevo una traduzione, mi ricordo, in italiano abbastanza terrificante. Non lo so perché noi avevamo una copia americana. Ok. Corsendo di poi... L'ambientazione era carina. A me piace molto perché è western, io adoro western. Strano, JRPG. Strano. Quel protagonista. Steam strano, western si trasformava. Strano. Allora, c'erano tre protagonisti. Uno era la maghetta, sì, no, Cecilia... Jack, il cacciatore di tesori, sì. Col furettino, col cricetino, e che poteva sviluppare con gli altri. Avevano tutti gli strumentini diversi per fare cose di dungeon. E Rudy, che era in verità un demone, un mezzo demone, prima, che no. Aveva degli strumenti, sì, strumenti vari, vabbè. Che non mi ricordo. Però, e quindi alternava, cioè, grafica pucciosissima. Sì. Combattimenti per la 3D. 3D, esatto, come un Final Fantasy, tra virgolette. Che era già uscito. Modernoso, esatto, che combattevi con delle mosse speciali, andavi in giro. Però come fosse un po' un Zelda nei dungeon con gli strumentini, sì. E mi faceva impazzire. L'ho finito diversi anni dopo, sì. Perché comunque era bello impegnativo, bello lungo. Non mi ricordo quanto ricordo ancora proprio stampato in mente alcune musiche e la sigla. La sigla iniziale in formazione. Io lo adoro, cioè secondo me è un giocone da almeno 8 su 10, ma non da dell'epoca. Sì, ma non da non è ma assolutamente non da best ending. Esatto. Cioè esatto. Piuttosto ci mettevo Xenogears per dire, perché per me vale un milione di volte di più. Certo, però non è emblematico. Che secondo me del PlayStation è Xenogears, no, lo so, ma neanche Wild Arms. Però invece ha avuto una serie, cioè di giochi che sono continuati, cioè il quinto, sesto capitolo, mi sembra, che ha avuto anche il suo successo, per carità. Non capisco bene perché era così famoso all'epoca, non credo. Io non pensavo neanche fosse uscito PAL. Sì. Ma infatti non capisco, io l'adoro, ma mi sembra strano. L'ultimo gioco di cui parliamo l'abbiamo lasciato in fondo perché sì. Così è proprio trasuda PlayStation Agine da tutti i pori, da tutti i bit, Final Fantasy VII. Che devi dire? Facciamo un podcast solo su quello? Che allora, dici? Final Fantasy VII, che secondo me non è il miglior Final Fantasy in assoluto, non è il migliore della PlayStation 1. Ci può stare. Perché il 9 era tecnicamente molto superiore. Tecnicamente, è uscito anche X anni dopo. Certo, eh. Certo, assolutamente. È Final Fantasy VII, ragazzi. Non è il mio preferito, ma non posso non riconoscere che abbia svoltato la percezione dei JRPG nel resto del mondo. E grazie a Final Fantasy VII se oggi giochiamo certe cose su piattaforme
anche in Europa, in America, cose simili. Ha fatto scuola, tutti hanno copiato quello all'epoca. Purtroppo tutti hanno copiato da lui, ma non 3D, perché fosse brutto. I sfondi fatti in un certo modo, era pieno ha di cloni e dettato un... sì. Pieno. Sì, sì. I Legend of the Moon, quello... Legend of the Gaia. Ragazzi, potrei citarne per ore. Volevano essere li ho giocati tutti. Volevano essere tutti Final Fantasy VII. Sì. E nessuno ci riusciva. Per quanto fossero tanti anche bei GDR. Sì, sì, certo. Però, cioè, proprio... Tu ricordi Thousand Arms? Non l'ho mai giocato, mi ispirava un sacco. Diverte quelle sì, un po' in 2D con gli appuntamenti. Con gli appuntamenti con, sì, le, spa, con le spade. Spade. Sì, non mi ricordo. Grandia. Grandia, bellissimo. Altro giocone. Gioco. Però diverso, perché la grafica sì, era molto sì, più sì. in 2D. Bellissimo, grande, ragazzi, giocato. Comunque, Final Fantasy VII, scelta cioè... insieme a Metal Gear, forse... Per Metal Gear Resident Evil non potevi non mettere questi tre. Sì. Tekken 3 anche. Ah, per me, io l'ho scoperto veramente per caso all'epoca comprandolo come fosse un gioco qualunque. Mm-hmm. Poi all'epoca tutto in inglese, non ci capivo una massa. E il gioco con cui sono cresciuto, ho capito cosa è un GDR, ho imparato l'inglese. Ci ho passato anni su anni su anni a giocare, a rigiocarlo, sì, a riprovare, sì, a capire. A cercare di risuscitare. È stata... Oh, scusate. Spoiler dopo 20 ma tanto anni. Lo sapete, non rompete i coglioni. È stata la mia Bibbia per me e a livello videoludico un punto di svolta per il genere. E per la console. E per la console. PlayStation non sarebbe stata PlayStation senza l'esclusività di Final Fantasy. Leggevo cifre su riviste italiane all'epoca che dicevano che in Giappone avevano venduto un numero di copie di Final Fantasy VII pari e o superiore al numero di console. Cioè cose possibile, folli, sì, sì, folli, le solite cose maniacali del giapponese. Folli. Sì, sì. E per me chiude la lista in maniera insostituibile, assolutamente. Come gioco per PlayStation non potevano non metterlo, sarebbe stato da pazzi. Ma tu, io cosa, cioè, oltre ad analizzare questi, volevamo dirvi noi che giochi avremmo voluto in una nostra console 5 a testa, facciamole così senza dilungarci troppo. Ok, allora cosa potremmo... Vi dico, questi qua a nostro parere sono giochi non per forza bellissimi o non per forza che ci piacciono, ma che secondo noi rappresentano molto... Beh, no, dai. Ok, sono gusti, può piacere, può non piacere, però rappresentano molto quello che era PlayStation all'epoca e cosa ci ricordiamo noi di quella, sì, console. Sì. Quindi cose che non dovrebbero mancare. Ah, personalmente... un Gran Turismo 2 assolutamente è da citare, nel senso che io non amo i giochi di macchine, non me ne intendo, li ho giocati a malapena, provati a malapena, sì, però ricordo che a livello di giochi di guida GT2 sicuramente era un punto di riferimento, sì, per l'epoca, aveva una valangata di ammiratori chiaramente e sarebbe stato interessante da mettere. Sì, perché capisco Ridge Racer 4 non, e neanche, anche un Ridge Racer, sì, avrei messo entrambi. Sì, una cosa arcade spettro, e una cosa più... Due spettri, esatto, diversi dello stesso genere. Anch'io, sì. Assolutamente. Piuttosto che Twisted Metal e Destruction Derby. Sì, che non ha forse tutto quel senso. Mettimi un GT che sai che funziona, che, sì, è una cosa che non mettimi c'entra. Mettimi uno di quei due, metti un Carmageddon, sì, metti quello di quel genere strano, violento, e poi... E un Gran Turismo. Io, vabbè, l'abbiamo citato prima, come JRPG... piuttosto che Wild Arms o Persona, allora, contestualizzatore, che ci penso, ha più senso per far vedere dove inizia Persona, per vendere più console, certo, ma più di queste ha un mini senso. Ha senso Wild Arms, no, no, ci avrei messo il Legend of Dragoon, era Sony che faceva Final Fantasy, sì, why not, era enorme, lunghissimo, sì, era un gioco molto tecnicamente più bello di Final Fantasy 7, c'aveva dei full motion video che erano più belli, faceva paura, erano parlati. È vero, purtroppo in come... fiammata, porca puttana, bellissimo, porca puttana. Però allora, a livello tecnico io ci ho giocato, non sono mai arrivato alla fine, l'ho spolpato abbastanza, sì, però bello, molto troppo lungo, molto intenso, 4 tantissima dischi, roba dentro, esatto, la versione, la risposta di Sony a Final Fantasy 7, però era esclusivo, secondo me ci stava troppo in sta console, sì, e poi anche particolare con le trasformazioni, sì, in dragoni, sì, sì, sì. Sì, non l'avrei messo personalmente perché secondo me non è così memorabile, beh, così storico, beh. Però... esclusiva PlayStation assoluta, poi non l'hanno più fatti perché non ha avuto il successo che aveva. Secondo me era un candidato assolutamente da mettere. Tu invece?
Allora, io ricordo con tantissimo amore Soul Edge. Madonna, che bello. Non avevo a casa, sinceramente, ma ho giocato tanto proprio in cabinato, quindi mi ricordo quella versione. Un giocone, nel senso, la il precursore. Sigla. Cantata. Vero. Il precursore comunque di tutti i vari Soul, Calibur, Soul, Batto la Pesca. Me lo ricordo bellissimo, innovativo, con la cosa anche delle parata delle armi che avevano la resistenza. Esatto. Una grafica molto bella, mi ricordo, però ovviamente sono i miei ricordi da bambino che sbaglieranno. No, era bello. No? Okay. Comunque si difendeva bene e meglio di Toshinden. E beh, povero Toshinden, fa una figura proprio bambina. Toshinden era brutto, ragazzi. No, più che altro importante a livello di storia. Cioè, ha fatto storia e ha avuto Soul un Blade. Sacco di seguiti. Soul Edge, che dir si voglia. Amatissimi, quindi quello come picchiaduro ce l'avrei messo. Forse molto al posto di Toshinden, chiaramente. Se invece Tekken 3, due picchiaduro sempre di Namco, poteva stonare. Sì, forse hai ragione. Però è con le armi era proprio diverso. Sì. Poi tutti hanno cercato di seguirlo, cambiando un po'. C'era Cardinal Sin. Oh mio Dio, cosa mi fa ricordare? Sì. C'era quello di Square Enix? Bushido Blade. Tobal. Scusa. Bushido Blade, quello con un colpo da ammazzare. Interessante quello. Molto, sì. Sì, molto sì. Interessante quel concetto. Però sì, Soul Blade, che dir si voglia, ha fatto storia e meritava un posto sicuro. Io cosa ti citerei? Giochi di guida. Wipeout 2097 non capisco, non mi capacito. È un franchise solo di Sony. Sì. Cazzo, ragazzi, metticelo. Wipeout 2097, quello più emblematico dei tempi, perché c'è stato anche Wipeout 3 su PlayStation 1. Ah, ok. Che però secondo me è molto meno incisivo. Wipeout 2097 è stata una cosa, una bomba allucinante, una cosa pazzesca. L'unico motivo per cui posso immaginare che non possa essere utilizzato oggi è perché è un bordello di musica su licenza. Potrebbe essere. E quindi, non avendo più Sony magari licenza di alcune tracce, tipo Firestarter dei Prodigy, roba dei Fluke, Chemical Brothers, Future Sound of London. Io ho scoperto la musica elettronica seria. Ha pensato tante persone della tua età all'epoca. Con Wipeout, ragazzi. E al di là della colonna sonora, che ci puoi mettere anche una musica qualsiasi, il gameplay. Quella roba era allucinante. Io quando ho visto il primo Wipeout già stavo sbarellando. Quando è uscito questo, mio fratello è sempre stato più bravo di me. Ok. In Wipeout, sai, tipo, si drogava. No, mio fratello, tipo coreano, fermo immobile e pigliava tutte le curve giuste. Rodi, se stai ascoltando, mi ricordo certe curve. Grande Rodi. Certe curve in quel gioco a velocità razzo. Io non sapevo come facessi, mi schiantavo come uno stronzo. Però, ragazzi, il 2097, gioco paura, veramente. L'unico motivo per cui non l'hanno messo, spero che sia per i diritti. Pretrascia. Perché anche Gran Turismo aveva musica su licenza. Ah, potrebbe essere emotivo. C'aveva My Favorite Game, The Cardigans, come opening. Ma dai. Sì. Quindi probabilmente per quello. Perché Wipeout continuano a farlo oggi. Sì. È uscito l'ultimo su PlayStation 4 con espansione, con aggiornamento per il VR. Non ci mette droga. No, no, io sono stato tanto così da comprarmi PlayStation 4 con VR, quello, e poi chiudermi in camera e buttare la chiave. Sì, io all'epoca l'ho visto, me lo ricordo, non ce l'ho mai avuto perché non mi interessava, nel senso pazzesco. Che era veramente sparaflescioso, musica che non capivo, quindi ho detto boh, però vedevo che la gente lo adorava e pazzesco. Col senno di poi dico figata. Pazzesco, cioè corse futuristiche di mezzi strambi. A me non piace Cyberpunk, no, per niente. Esatto. Però no, assolutamente a livello storico non poteva mancare in questa lista, non può mancare, ma nemmeno per sbaglio. No, sono sicuro che sia solo una cosa di diritti, è troppo pazzesca come esclusione. Poi a te piaceva anche qualche platform, se non sbaglio. Ma sì, allora diciamo che io avevo un trittico abbastanza preferito all'epoca. Sì. Ne sono usciti tantissimi di platform simili o di platform che emulavano altri platform. Sì. Vi sparo il trittico: Crash Bandicoot, Spyro, Medieval. Che erano tre giochi che a me piacevano moltissimo, che ho ancora adesso, originali a casa. E sono, sebbene molto diversi, credo tre esclusive Sony o qualcosa del genere all'epoca. Sì, sì, sì. Esatto. Tre
mascotte, se vogliamo usare questa parolaccia, che hanno avuto sorti un po' alterne. Per dire, Crash e Medieval adesso hanno avuto una rinascita. Crash lo stanno avuto avendo parecchi giochi anche su Play 2, Crash, se non sì, è andato abbastanza avanti. Medieval ha avuto un paio di giochi, poi sinceramente la gente se l'è scordato e ne hanno annunciato il remake proprio l'altro giorno e sono contentissimo perché io lo adoravo. Spyro anche lì ha avuto alcuni giochini, è andato un po' a morire, è un po' scomparso, però e rifanno anche quello. Esatto, ero sicuro che avrebbero tirato fuori dal cappello quelle vecchie mascotte che all'epoca comunque erano abbastanza amate, che a te forse non piacciono molto. Io li ho sempre odiati. Immaginavo. Allora, Crash proprio non me lo devi far neanche vedere. No, no, mi fa cagare, ragazzi, scusate. Beh, ma avevamo un'età diversa. Edo. No, no, ma esteticamente. A me sa che non dispiace. Io li ho sempre legati, cartunoso. Dopo Sonic, hanno cominciato tutti a fare le mascotte animali. Ed è vero. Io li ho odiati tutti. Ma non per... Ha partito preso proprio. Mi facevano cagare. Cioè, Sonic mi piaceva. Beh, pensa a Jax. Terribile. Pensa, cos'è che c'era? Babs. Il giullare. Babs, hanno annunciato un remake pure di Babs e The Bobcat. Ma che... Chi? C'era su Mega Drive Babs e The Bobcat. Mamma mia, ma poi mi ricordo... Aero the Acrobat. Chi? Ma... No, ragazzi. Ma chi è sta gente? Appunto. Certo, io riconosco che Crash abbia avuto importanza perché... Però era un finto 3D, io odiavo sta cosa. Che insieme a Pandemonium... Insieme a questi giochi qua, che brutto. Erano tutti odiavo. Giochi che erano finti 3D. Ok, Crash andavi avanti e indietro, quindi un po' di tridimensionalità c'era in c'era, più. Sì. Ma era finto. Spyro è un altro discorso. Primo non era un animale ma era una creatura fantasy e mi andava bene, non so perché. Era un cazzo di drago. Esatto, cioè... era un drago, quindi mi stava simpatico. E poi era 3D vero. Ed era 3D vero. Medieval non ci ho mai giocato. 3D anche quello. Però mi piaceva il look un po' alla Nightmare Before Christmas, sì, medievale. Sì, a quella lore, quella ambientazione, sì, quello così, che io adoro ancora tutt'oggi. A me piaceva. Cazzo, mi sta tornando la voglia di giocarci. A me ispirava e ho ritrovato un pochino quel gusto lì in Maximo 1 e 2 su PlayStation 2. Ho capito un cosa pochino, intendi, non li ho mai giocati, non mi interessavano, però ho capito, sì. Così. E io cosa ci sparo adesso? Dai, spara qualcosa di bello. Di bello bello? Rimaniamo in tema non morte? Fai tu. Soul River. Immaginavo. Porca vacca. Legacy of Kain è una delle mie serie preferite. Lo so, lo so. E Soul River prendeva tutto quello che Tomb Raider... No, mi fanno cagare, ma Tomb Raider ce l'avrei messo qua dentro. Non ce n'è neanche uno. Non so se è l'uno o il due, perché non me ne intendo, però... Cioè, ha rivoluzionato tipo tutto. Esatto. Anche quello. A me non piacciono, ragazzi. Io lo odio. Ho giocato soltanto uno recente. Ma in un best of della PlayStation... Tomb Raider 2, Dagger of Xian. O forse anche il primo, per dire, non so quale sia più rappresentativo. Secondo me è meglio l'1, però no, non può mancarci. Secondo me Eidos ha detto: ok, facciamo la stessa cosa con i non morti, con una storia molto bella. Sì. Riprendiamo il primo Blood Omen, che a me è piaciuto tantissimo, non lo metterei qui come nei best of, anche se era esclusiva PlayStation. Quello per Play 1 dall'alto. Sì. Carino, l'ho giocato, non mi dispiace. Era fighissimo. Era diverso. Io lo adoro, ma non è da best of, sicuro. No, beh, ci mancherà. Soul River, ragazzi. Col fatto, uno, è ambientato in un mondo post-apocalittico, governato dai vampiri, sono tutti mostri. Quindi la grafica non sfigura tanto quanto le tette tridimensionali, cioè appuntite di Lara. E la storia è una delle cose più emblematiche, più importanti, secondo me, ai tempi che ci fossero nel medium. Perché affrontare temi come la predeterminazione del fato, il libero arbitrio, il destino. Sì, diciamo che era maturissimo. È una cosa, i dialoghi tra Kane e Raziel sono tra i dialoghi meglio scritti in assoluto della storia. Ed era scritti da Amy Hennig, che poi si cimenterà con i 3 Uncharted per Naughty Dogs. Figo. E doveva fare un gioco su Star Wars, ma l'hanno cancellato. Vabbè. Bene. Comunque, lei, scrittrice pazzesca, i toni erano totalmente diversi da Uncharted. Certo. Era decadenza allo stato puro. Ragazzi, faceva meglio di Tomb Raider quello che faceva Tomb Raider. Le stesse cose, ma con un twist appunto macabro, certo, barra spettrale, quello che è. Il fatto dei due mondi ricordava un pochino A Link to the Past, che tu passavi dal mondo Underworld, sì, e c'era una versione twist, certo, dell'altro, e risolvevi enigmi spostandoti grazie a questa meccanica, anche più le abilità che imparavi. C'era un po' di Highlander, perché tu ogni volta che ammazzavi un cattivo c'era la scenetta, uno dei suoi fratelli prendeva i suoi poteri. Capolavoro assoluto.
interrotto a metà perché non, ci stava, non c'era più spazio su disco. Il 2 uscirà su PlayStation 2 e, con, e io li considero quasi un gioco solo, perché proprio continua da lì. Ok. Survivor per me è meraviglioso, è una cosa incredibile, io l'avrei messo anche perché personalmente lo ritengo troppo importante. No, beh, ci sta, io me lo ricordo, ho giocato sinceramente solo alcune demo. E poi, in un'epoca dove c'erano dei doppiaggi di merda, perché io mi ricordo il primo Spyro. Sì, beh, ma tutti quei giochini lì. Questo era doppiato da Dio. Non ricordo benissimo. Erano bellissimi, alcuni doppiatori che conosco di persona, sì, per il lavoro, lavorano tuttora. Cazzo, delle interpretazioni fenomenali, perché il gioco necessitava una serietà che forse prima non gli veniva conferita. Magari sul discorso appunto di scrittura, di narrazione, di interpretazione anche dei dialoghi e tutto, ne parleremo prossimamente in un video, parlare, perché sì, sì, è una tematica carina. Assolutamente. No, io ti ripeto, me lo ricordo, l'ho giochicchiato in una demo, so che ti piace tantissimo. Non l'ho mai apprezzato, nel senso che era veramente troppo piccolo per i temi, troppo piccolo per l'ambientazione. L'avessi giocato molto più da grande, molto più grande. Altra curiosità, sicuramente. Non c'è in questa versione della console, sì? Ma anche volendo, non era compatibile col DualShock. Ah. Quindi non ci si poteva giocare con gli analogici. E immaginarmi una roba del genere oggi è no, da, tagliare, da tagliarsi le dita. Ovvio. E poi vabbè. Ti sparo altri due. Dai. Così? Sì. Sull'unghia? Di Konami abbiamo tirato solo in mezzo. Hanno tirato in mezzo solo Metal Gear Solid. Che vabbè, dici niente. Spettacolo. Ma Konami ha fatto altri due giochi spettacolari su PlayStation. Mm. Rivoluzionari, entrambi. Sì. Silent Hill. Dici il primo. Niente. Silent Hill, che è una cosa incredibile. E ha preso quello che ha fatto Resident Evil, facendo, generando un sottogenere, diciamo così, certo, perché era più psicologico, meno action e cose simili, spingendo la macchina a livelli incredibili dal punto di vista tecnico, sfruttando le debolezze della macchina con la storia della nebbia. Insomma, ce ne sarebbe, certo, da parlare anche di ore. Ne abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi del canale di Grant Pateobald su Twitch, okay, e sul suo canale, ragazzi, trovate, cercatelo su Videogiochi e Sofà. Abbiamo giocato tutto il primo Silent Hill, ah, analizzandolo con, figo, Black Rage e The Aku, che ragazzi sono due pozzi di conoscenza in quel senso. Sembra quasi che ci abbiano fatto una tesi e ne sanno tantissimo, anche molto più di me. E Silent Hill 1, ragazzi, è una cosa incredibile. Non forse con no, però il Metal Gear non lo so. Non lo so, anche lì secondo me è questione di diritti. Metal Gear continua, le altre due non lo so, chissà cosa c'è dietro. Però secondo me Silent Hill è un altro gioco che, se io dovessi pensare ai migliori titoli di PlayStation, ce lo metterei. Sì. E poi inutile non nasconderlo, uno dei miei giochi preferiti forse di sempre, che ha generato un altro genere insieme a Super Metroid, Symphony of the Night. Il Castlevania forse più bello di tutti, ne abbiamo parlato a profusione nel podcast dedicato all'anniversario di Castlevania. Sì. Symphony of the Night è Symphony of the Night. Se non ci avete giocato, fatelo subito. Tra l'altro è uscito di recente su PlayStation 4 un pacchettino, si chiama Castlevania Requiem, che contiene Symphony of the Night e Rondo of Blood. Okay. Rondo of Blood versione PC Engine, okay, originale, sì, non il remake su PSP. Okay. E vabbè, Symphony of the Night è quello che ha inventato i Metroidvania, perché ha preso la formula di Metroid di esplorazione e ci ha aggiunto quell'elemento RPG con gli skill tree e cose simili che oggi conosciamo più o meno tutti. Cioè Hollow Knight non esisterebbe senza Symphony of the Night, sì, non esisterebbe Dead Cells, giochi bellissimi che però prendono da quello. Alcuni dicono che le meccaniche sono invecchiate un po' male. Io l'ho giocato l'anno scorso su PSP, è ancora lucido e splendente come fosse nuovo. Musiche meravigliose, character design spettacolare. E Alucard poi è un personaggio della Madonna.
bello, 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 e ha influenzato poi altri 6 titoli della serie, di cui uno vi ho portato su, sempre sul canale, cioè il gameplay da qualche parte, che è Area of Sorrow, okay, su GBA. È un gioco classico. Io quello veramente, proprio perché l'anno stanno riproponendo su PlayStation 4, quindi rimane esclusiva Sony, l'originale ce l'avrei messo qui. Sì, allora su questi due ho da dire che Silent Hill, allora io non ho mai giocato, francamente, è stato stesso discorso, piccolissimo, giochi mega violenti, mega vietati, mega psico, quindi mi era precluso. Ho provato giusto la demo, sì, quando ero piccolo, e devo dire che, allora, poi avevo giocato i seguiti e tutto, riconosco sicuramente la grandissima importanza che ha avuto a livello tecnico. Avevo il suo perché, perché comunque ha girato tante cose, ha proposto una maniera innovativa di mostrare e non mostrare il terrore, la paura, le creature, che creature, situazioni, cioè proprio un'altra branca diversa rispetto a Resident Evil, sì, sì, speculare forse, ma molto molto diversa, non poteva non poteva veramente non essere presente in questa lista. Eppure, è stato troppo importante, ha fondato quel genere lì degli horror psicologici, sì, sì, diciamo. Per quanto riguarda Symphony of the Night, che ti devo dire, io l'ho giocato, l'ho finito, l'ho strafinito, l'ho rigiocato pure per PSP adesso, quando era riuscito pochissimi anni fa. Per me è un capolavoro, nel senso che è un classico gioco che non è qualificabile, cioè nemmeno 10 su 10 non è qualificabile, è troppo, per me è veramente uber superiore, nonostante avesse alcuni piccoli problemini magari all'epoca, per dire. Ricorderò sempre che palesemente la schermata del menu non è finita. Ah sì, quella è la vera missione stessa, cioè, di Kogi, è praticamente una roba buttata lì, lasciata lì, le, sì, destra, sì, sì, e si vede, quella è una cavolata, però vabbè, però è così ricco di dettagli, di cose da fare, di situazioni. E poi cazzarola anche lì, cioè, come Ubisoft con Rayman, tutti fanno i giochi in 3D, sì, pixel art allucinante, sì, meraviglioso, con qualche effetto grafico, qualche cosa di, sì, poligonale, non tantissimo, ma tutto animato benissimo. Alucard, le movenze di Alucard, per l'epoca facevano paura, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, ci abbiamo messo un'ora, anche troppo. Sì, allora diciamo che sicuramente potremmo citare tantissimi altri giochi, tantissime, sì, altre cose, che ne so, Tenchu 2 per quanto, bello, riguarda lo stealth e tutto, magari un tipo Ace Combat per quanto riguarda gli aerei, cazzo, non me ne intendo, giusto, ma sì, assolutamente, Ace Combat è una serie di Tomb Raider vari che abbiamo già detto, sì, e sicuramente tanti tanti altri giochi. 20 sono veramente poche posizioni, sì, però ecco, noi ne avremmo cambiate forse una decina di quelle che hanno scelto, la metà circa, sì, quindi scelte discrete, scelte non sempre azzeccate personalmente, però capiamo la volontà probabilmente di voler legate, indirizzare a tanti generi anche diversi. Probabilmente legata appunto alla mancanza di diritti su alcune cose. Certo. E alla scelta di non includere il DualShock, quindi le levette analogiche, che forse ha limitato, che precludono un bel po' di titoli. Di titoli. Sì, sì, sì. Peccato. Sicuramente è stato un bel tuffo nel passato, sì, ricordare tutte queste cose. Io non credo comprerò la console, perché appunto i giochi della collection che mi interessano ce li ho, e ho anche quei 5 che i 5 giochi extra che vi ho citato. Sì, anche se fosse però un buon modo forse per chi non li ha conosciuti certi giochi di affacciarsi su un ragazzino che gioca oggi a Final Fantasy 15. Certo. Trovarsi la PlayStation 1 con Final Fantasy 7. Sì, sicuramente è un modo comodo di provare velocemente tanti giochi dell'epoca, sì, senza doversi andare a cercare, magari alcuni sono particolarmente rari o altro, vedi Symphony, che vabbè non c'è, però. E quindi è sicuramente una possibilità, magari per chi è più giovane, di scoprire e vedere cose più vecchie. Cosa c'è stato prima di lui, perché ormai sono 20 anni, ragazzi, mamma mia, gioca a 16 anni. Io mi sento... No, 20 anni? Sì. Di più? Io ne avevo circa 10. No, di più ne sono passati. È del 95? Sì, 94. La Play 1 comunque 95, 2000 più o meno. Sì, sì. Quindi probabilmente un sacco di giocatori giovani di oggi
non erano ancora nati. Assolutamente. Giusto per sentirci sempre più vecchi. Va bene. La gioventù. Ragazzi, grazie per la compagnia. Se siete arrivati fin qui siete stati anche troppo pazienti. Se avete voglia di condividere qualche pensiero sulla prima PlayStation, nei commenti siamo assolutamente favorevoli, anzi, chiacchieriamone, perché da bravi logorroici più se ne parla meglio è. Inserite sotto quelli che magari sono secondo voi i titoli migliori, sì, o che sarebbero dovuti essere inseriti. Ci saremmo dimenticati un sacco di roba. Sì, beh, chiaramente. E vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Alla prossima. Ciao. Ciao.